Democrazia e comunicazione al tempo dei social media. Con un convegno su questo tema, Emmaus ha voluto festeggiare 32 anni di giornalismo, aprendo una riflessione con tre ospiti illustri: il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, il professore di filosofia morale, Luigi Alici, e il vescovo di Macerata, Monsignor Marconi, coordinati dal direttore di MTV, Piero Chinellato. Per fotografare il contesto attuale dei social, il professor Alici ha usato la metafora di Nietzsche, quando il mondo vero diventa favola. Sì, credo che la metafora in sé inquietante fotografi un po' la situazione in cui noi stiamo vivendo, perché la fiaba rappresenta nel suo uso fisiologico un dialogo con il mondo reale. La fiaba dialoga con la vita e aiuta a sognare una vita diversa. Quando tutto il mondo diventa una favola, ha un effetto deresponsabilizzante e le favole sono fatte di supereroi, di spettatori e di draghi cattivi. E non c'è nessun vero dialogo e rapporto fra questi protagonisti. E quando noi costruiamo la vita secondo questo schema, viene meno quella qualità della relazione tra le persone che è il modo alto di intendere la comunicazione ed è il pavimento su cui si costruisce la convivenza e si istituisce la democrazia. Senza questo pavimento relazionale di riconoscimento reciproco e di vincolo reciproco a edificare il bene comune, l'affabulazione può farci dimenticare il senso della realtà, ma il risveglio è sempre amaro. Come far convivere un sano uso dei social media e anche insomma, vedere il mondo con un occhio più realistico. Certamente il social ha un effetto moltiplicatore e il problema è la materia prima, perché la moltiplicazione di forme di amicizia civile diventa un fattore di crescita collettiva. La moltiplicazione di odi, di paura del nemico cavalcata in maniera irresponsabile, semina il panico nella società. Noi abbiamo sempre giustamente condannato il terrorismo che usa la vita delle persone per seminare il terrore. Ma c'è una forma di terrorismo morbido che cavalca i media e tende strumentalmente a blindare le comunità e a chiuderle su se stesse, trasformandole in pacchetti chiave in mano che vengono date al capetto di turno. E ovviamente il sistema mediatico in questa prospettiva amplifica, le opportunità e anche i pericoli. Il problema è la materia prima. Usando la metafora del trivio, Tarquinio ha spiegato cosa le piazze digitali dovrebbero imparare dalle piazze vere. Io ho usato la metafora del trivio, no? È una cosa che mi piace dire perché aiuta a capire a che punto siamo. I trivi sono quando più strade si incontrano, almeno tre strade, da qui il nome, e non si sa bene chi ha la precedenza, qual è la regola che serve per attraversarlo. Qui sono piazze che non sono diventate piazze, perché perché ci sia una piazza serve una lingua comune, una regola comune, che è la legge comune che ci siamo dati, saper stare insieme, sapere usare bene quello spazio. In questo tempo, che è il tempo del trivio, dobbiamo sapere costruire quello che ancora non c'è e quindi ritorno dove avevo finito la risposta precedente. Serve di umanizzare e civilizzare degli strumenti che sono utili per la nostra vita, non ne possiamo fare a meno, ma dobbiamo saperli usare e trovare le parole comuni per parlarci. Un incontro con tanti spunti, difficoltà per un giornalista di riuscire a fare il proprio mestiere con credibilità in un mondo dove i social media rischiano di far sì che uno non vale uno. Beh, insomma, facile non è mai stato, adesso è un pochino più complicato, però non è che dobbiamo farci mettere paura da tutto questo, no? È una delle dominanti nel nostro tempo, anche attraverso
i canali digitali, la paura che corre, il sospetto, la voglia di baruffa, usare qualunque argomento o notizia, anche palesemente senza fondamento, per accendere diatribe, scontri, polemiche e qualche volta avere proprio armare campagne, no, contro qualcuno o qualcosa. Io credo che tutto questo ci chiami una responsabilità più grande, questo vuol dire che è uno spazio che dobbiamo umanizzare. Non pensiamo che tocchi solo agli addetti ai lavori, a me e a lei, tocca a tutti, anche a quelli che ci stanno guardando. Nel mare dell'informazione si può scegliere di cavalcare le onde con un surf cercando emozioni e velocità, oppure con una nave che va più lentamente ma va in profondità. È questo lo sforzo da fare al tempo dei social media, ha aggiunto il vescovo Marconi. E la nostra realtà come MTV, come Emmaus, come realtà che è presente sia su internet che sul video, ci interpellano sul mondo dentro il quale stiamo e come comunichiamo. Questa riflessione ci ha portato a ribadire il nostro desiderio di diversità. Non vogliamo essere gente che dà l'ultimissima notizia di corsa, ma vogliamo accreditarci come coloro che sanno comunicare con solidità, con riflessione, con contenuto. Questo è il mio augurio per questi 32 anni. Un momento di riflessione e approfondimento per capire opportunità e limiti dei social. Sì, è stata un'occasione che è andata, direi, al di là delle aspettative, nel senso che i contributi che ci sono stati offerti dai tre amici sono stati davvero di grande spessore, sia da parte del nostro vescovo che da parte di Marco Tarquinio che del professor Alici. E l'ha dimostrato anche la tenacia con la quale i partecipanti all'incontro si sono fermati fin ben oltre il limite temporale che immaginavamo per il nostro appuntamento, essendo finiti molto tardi. Quindi, si è rimarcato da una parte il peso sempre crescente e sempre più, in qualche caso, debordante che hanno i social nella formazione del consenso, e anche i rischi che questo consenso però genera nel momento in cui non viene fondato su elementi veri, su dati di realtà, ma soltanto su pregiudizi, fake news, informazioni distorte, alterate, plasmate soltanto con l'obiettivo di catturare un'adesione emozionale, non una competenza e una conoscenza consapevole e reale dei dati. Una riflessione per poter parlare di quello che Emmaus ha rappresentato anche in questi anni, guardando a una prospettiva nuova, quella dei social media. Sicuramente non è stata una celebrazione di memoria, di ricordi nostalgici, perché la vita è un cammino continuo e il giornale ha avuto dalla lontana 86, 6 ottobre, ha avuto uno sviluppo continuo, ha camminato col territorio, ma credo che non si fermi qui. Per la mia concezione della mia vita, ma della vita, della storia, è sempre un fatto dinamico, sempre andare avanti. Guai al momento in cui ci si ferma e ci si autocompiace. E le riflessioni anche dal vescovo, da Tarquinio, al professore Alici, per cercare, ecco, di capire, di guardare ad un mondo non di favole, di cercare di capire piazze digitali e piazze vere, quali sono le differenze, anche di non fare surf, ma pensare anche ad una nave che naviga più in profondità. Una nave che naviga in profondità e che quindi arriva lentamente, ma arriva in maniera significativa. Ecco perché stamattina abbiamo voluto mettere intorno a un tavolo un professore di filosofia, il professor Luigi Alici, il direttore di Avvenire, il vescovo di Macerata, coordinati dal dottor Piero Chinellato. Abbiamo voluto mettere intorno a un tavolo per vedere qual è lo stato di salute in quest'epoca, nell'epoca dei social, perché i social sono liquidi, come dice Bauman, e che quindi non so quale consistenza può dare alla democrazia. E i relatori ci hanno dato delle vere, profonde motivazioni come fare oggi comunicazione, perché la comunicazione è legata alla vita di tutte le persone, ma è legata soprattutto ai nostri destini politici. Desiderio nel spegnere le 32 candeline, qual è per il futuro di Emmaus MTV? Ma il desiderio di mio, in occasione del 32esimo anniversario della nostra fondazione, è quello di allargare la famiglia. E cosa intendo per allargare la famiglia? Secondo i dettami del Papa Bergoglio, che si costituisca un polo della comunicazione che comprenda MTV
Emmaus online e anche cartaceo, il terzo martedì di ogni mese, ma soprattutto la radio che completa questa famiglia, se no una famiglia zoppa. Oggi l'audio e il video devono camminare insieme, perché c'è gente che usa i due canali, ma per mille motivi dobbiamo stare al passo dei tempi e la radio non può essere, non si può escludere e non dobbiamo escluderla.